Simbolismo, esoterismo, spiritualità sono gli aspetti che caratterizzano l'intera produzione di Susanna Viale. Una continua ricerca di se stessa che per l'artista diventa ragione di vita, modo di esprimersi, e che trova il suo fondamento nell'approfondimento di ogni conoscenza. La formazione artistica di Susanna Viale inizia fin da bambina. Gli insegnamenti scolastici stimolano in lei creatività e capacità di sperimentazione. Frequenta così il Liceo Artistico di Torino e l'Accademia Albertina di Belle Arti. La passione per l'arte si mescola con il tempo ad altri studi. Un diploma di infermiera professionale e una laurea in scienze politiche con indirizzo sociale che le permetteranno di acquisire competenze e cultura sulle dinamiche sociali ed antropologiche, la medicina, la cromoterapia e la psicologia. Amante dei viaggi, nell'avventura trova grande fonte di ispirazione ed ogni esperienza sarà per lei motivo di crescita creativa. Sperimenta l'uso di vari materiali e diverse tecniche e stili, dalla pop art all'arte psichedelica, dalla pittura di paesaggio al geometrismo, fino a prediligere l'espressionismo figurativo per quell'energia, la vitalità e la libertà creativa che sta principalmente nella realizzazione di immagini forti nei colori, sempre accesi, contrastanti, decisi nella loro espressività. Nei soggetti affronta temi come il dolore e la sofferenza, il disagio fisico e mentale, la vita quotidiana, le religioni, le diversità culturali e tutto ciò che è legato alla spiritualità, alla simbologia, all'esoterismo, la mitologia e l'alchimia. La serie dei tarocchi è forse quella che meglio esprime tutti gli interessi dell'artista. Essi sono espressione dell'inconscio collettivo, sono una strada, un viaggio nella conoscenza delle profondità dell'essere umano, sono le nostre esperienze di vita, rappresentano il linguaggio dei nostri sogni. Ma in ogni sua immagine, in ogni opera, partendo da elementi reali, Susanna Viale tende ad illustrare aspetti dell'occulto. Nei suoi lavori la realtà si fonde con l'immaginazione, elementi molto diversi tra loro si amalgamano, lasciando ampio spazio alla creatività e alla fantasia, anche quella interpretativa di chi osserva. Un mondo segreto, popolato di verità nascoste all'occhio umano, ma ben percepibili dalla psiche, occupa lo spazio della tela. Figure più o meno fantastiche e fiabesche affiancano esseri umani stilizzati dai colori irreali, che si muovono alla ricerca di una propria dimensione. Ecco allora che predomina la simbologia, la ricerca di una realtà che non si ferma all'apparenza, scava nel profondo, nel mistero dell'animo umano per spiegare desideri, sogni, verità. Le sensazioni che le immagini trasmettono si fanno soggettive, raccontano il viaggio dell'artista nella ricerca della propria spiritualità. L'elemento della luce, sia essa un raggio di sole, il riflesso della luna, una candela o semplicemente la predominanza di colori più caldi e solari, conduce lo sguardo e l'essere umano al di là della materia tangibile, alla scoperta dell'origine delle proprie emozioni. Le opere di Susanna Viale sono legate da una ricerca spirituale, simbolica ed esoterica dell'artista. Questa in particolare descrive un'umanità che soffre, inquieta, alla ricerca di qualcosa. La gnosi può essere un'energia vitale, spirituale, può essere il prana, il chi, può essere Dio, ed è luce, è chiarezza, è serenità, bellezza, amore. Molti sentono questa scintilla divina nel cuore che li porta verso la luce, altri ne hanno paura, altri la rifiutano. Con la luce della lanterna, l'eremita sfida il buio e stana la verità, smaschera l'interno delle cose. Il lavoro alchemico dell'uomo per Susanna Viale deve essere umile, costante e silenzioso. L'eremita non si accontenta dei risultati immediati, ma lavora solo per il lungo periodo. L'eremita è cieco, ottiene gli occhi chiusi perché il suo cercare avviene tramite il terzo occhio. E lavora nell'invisibile per condizionare il visibile.
una saggezza che è esperienza, luce, un dono senza tempo come la luce nella nicchia della sua lampada. Egli tace, egli dona se stesso, vive nel silenzio e nella solitudine. La lampada è simbolo della visione interiore del mistico. La fiamma è la quintessenza dello spirito. Infatti la fiamma è dentro la lampada come il cuore nell'uomo. La fiamma è protetta dalla lampada, dagli elementi esterni, e il vetro serve anche per non abbagliare eccessivamente le persone che la incontrano. La fiamma deve essere ben controllata per poter essere usata, altrimenti brucia. Un piccolo drago che sembra condurlo lungo il cammino è vita e simbolo di rinnovamento e saggezza. Il mantello è marrone per umiltà, ma all'interno è foderato di azzurro aria, grande spiritualità. Il suo fine è divino ed è legato al divino dalla fede e dal bastone. La fine della vita è inizio di una nuova vita. In questa raffigurazione, Susanna Viale mette insieme la simbologia egizia ed occidentale. Dopo la morte inizia un viaggio nell'altra dimensione e vi è un giudizio sull'operato che in questo caso è dato da Anubi. Poi ci sono le tre parche, una fila la vita, l'altra la manovra e la terza taglia il filo. La clessidra che segna il tempo, Nu si mangia il sole e lo partorisce, c'è lo scarabeo che è simbolo di rinascita, c'è il serpente che si mangia la coda ed è simbolo del tempo che è ciclico e non lineare. Nulla si crea e nulla si distrugge. Simboleggia anche la vita che finisce e poi rinasce come nella reincarnazione. Vi è anche un passaggio verso la vita dello spirito, il nirvana, che è rappresentato dai sette colori spirituali dell'arcobaleno, o come un passaggio multidimensionale. Dalla coppa esce l'acqua viva dello spirito che crea un oceano. In alto l'anima va nel buio, verso la sfera riflettrice.